ragazzi, allora mi è stato richiesto di far vedere cosa c'era in quel famoso contenitore, cioè vabbè, contenitore in latta, insomma, con la scatola in latta delle regolari che prodotti ci fossero. E ho detto va bene, dai, ve li spoilero. Se no, qua. Allora, abbiamo un profumo da 50 ml, poi abbiamo il bagno doccia, bagno schiuma, sì, vabbè. E la crema corpo, questi sono da 100 e come dice nel cartoncino, nella fascia, allora abbiamo la crema fluida per il corpo che sono al 97% di ingredienti di origine naturale. Non so perché ho detto sono, Poi il bagno schiuma è al 96% di ingredienti di origine naturale. Hanno entrambi un paio di 12 mesi, mentre il profumo ne ha 24. E è della linea Bacche Fiori Legni. Segreti di bellezza trio di appunto dell'erbolario e ho spruzzato il profumo. Dicono che sia un profumo unisex. Io non sono bravissima a descrivere i profumi, però potrebbe per qualcuno esserlo. Secondo me, a qualche uomo potrebbe non piacere perché è comunque dolce, con una punta di dolce, ma anche di, non lo so, sa di borotalco. Io ci sento del talco, però anche degli agrumi. E lo trovo piuttosto primaverile più che invernale. Secondo me l'ho spruzzato da poco, però secondo me non ritengo tanto una linea natalizia. Comunque sono messi così qua dentro. Il profumino, ma qua a parte sì, vabbè che non è messo in una maniera che non si riesce di tirarlo fuori, ci vogliono due dita, devo anche lo smalto, sulle unghie ho questo smalto di Essie, della linea Treat Love Color 95 oh, non riesco a dirlo, Motivation, praticamente motivazione. È una linea che ha fatto pochissimi colori e tra l'altro non l'ho neanche più vista. Allora, tornando ai prodotti, questo è il pacco del profumo, un po' diverso dal solito. E sicuramente non è maschile anche la confezione. Dire che sia unisex, praticamente anche la confezione, non la trovo. Per gli uomini che conosco io, non credo che si metterebbero un profumo così. Poi, non lo so. Carino il pack, mi dà l'idea che se casca si frantuma in mille pezzi perché comunque è vetro, ma non lo so, sembra un vetro ancora più delicato. Poi appunto, come vi ho detto, abbiamo il bagno schiuma perché l'ho incastrati, che il bagno schiuma è così in tubo e sono incastrati bene, e la crema corpo, proprio due formati da poter provare. Vediamo un attimo la crema, qua dice crema fluida. Spero che non sentite le moto oggi proprio, E vai! Come vedete è sigillato, adesso cioè, non vorrei aprirli perché ho tanti prodotti aperti, però comunque cioè, ho spruzzato il profumo, la profumazione dovrebbe essere più o meno quella, di solito qualcosina cambia. Comunque sì, diciamo che mi fa un po' pizzicare il naso, come profumazione mi va anche un po' in gola. Cioè subito mi piace di più, però poi sembra sempre diventare più agrumata, come se quando sperimentate un limone vi sentite la gola che si asciuga. Questa impressione mi dà. Per cui non è che sia proprio molto piacevole. E lo sento parecchio talcato, per cui sinceramente non lo vedo proprio anche unisex in profumo. Poi queste sono le mie piccole descrizioni per come sono capace io di scrivere i profumi e niente, spero che vi faccia lo stesso piacere la mia piccola recensione, il video che alcuni di voi mi hanno chiesto appunto di mostrare com'è la confezione è così.
Bella, sicuramente un'ottima idea regalo. Va bene, ragazzi, termino qua. Vi saluto e fatemi sapere nei commenti se siete contenti che ve l'ho mostrato. Bacione, ciao, vi scrivo in info box anche il rossetto. Comunque è pilotalk di Charlotte Tilbury. Ciao.